Bentornati a Life Tech, chissà se è giusto. Beh, adesso lo scopriremo subito perché passiamo ad un altro prodotto che Gianluigi ha portato per noi oggi. Cominciamo. No, lo devi lasciare lì e vediamo. No, prima volevo mostrarlo così. Vediamo se è giusto. Possiamo inquadrarlo dall'alto? Vediamo se ho imparato le. Non era giusto. Perfetto. Scusate. Ecco qui. Ecco qua. Che cosa? Che cos'è? Che cosa ci hai portato? È un bel tablet. Noi parliamo sempre di e-reader. Questa volta invece vi ho voluto portare un tablet che è diverso dalla quasi totalità degli altri tablet. Per due motivi. Uno è tutto italiano e quindi è prodotto da Empire, made in Italy, dai, fa bello dire made in Italy. È un prodotto appunto completamente italiano ed è prodotto da Empire. Il nome è, come potete vedere, M-Pad, da Empire e poi Pad, che è il tipo di prodotto. È un bel prodotto perché, tra l'altro, come dicevo, è diverso sia dai sistemi con Android sia con i sistemi iOS di Apple, perché Windows 7. È come usare un notebook con Windows 7. Come potete vedere è anche qui multitouch, quindi potete far partire tutti i programmi che volete semplicemente con lo sfioramento delle dita. Potete anche scrivere, perché comunque c'è una tastiera virtuale, potete fare quello che volete. La cosa bella di questo prodotto anche è che come si dice, a me non piace molto, però performante, non è un termine che non amo molto, però è molto funzionale. Ha un bel processore Intel, ha, come dicevamo, Windows 7, potete scegliere se Home o Professional, e soprattutto ha tutto quello che deve avere un prodotto del genere, cioè tutta la connettività, perché se sei in giro con un tablet comunque vuoi avere non soltanto il wifi, ma devi avere il 3G, quindi inserisci una SIM, e anche il Bluetooth se vuoi farlo comunque comunicare con altri prodotti del tipo come i telefoni. Non è molto molto spesso, è un 15 mm, il peso è sotto il chilo, è un po' più dell'iPad per esempio, perché lo schermo è più grande, l'abbiamo visto, questo è un 11 pollici, sappiamo un che bel display, un bellissimo display, e soprattutto, come stavo dicendo, multitouch. Questo display, guardate, è esattamente molto molto lo spessore, poi spessore. Sto guardando, ha degli ingressi, sì, delle connessioni. È quello che stavo dicendo, infatti li hai beccati subito. Vabbè, quello sarà per ricaricare. Perfetto. L'immagine. Qui, invece qui ci sono ben due, adesso vediamo se riesco. Così, eccolo qua. Perfetto. Ecco, ben due USB. La cosa bella di questo tablet appunto è che non è un sistema chiuso come l'iPad, perché appunto lì non c'è la possibilità comunque di collegare per esempio dei dischi esterni piuttosto che delle chiavette. Invece, oltre all'HDMI e al jack, avete questi due sistemi. Non solo, c'è anche la possibilità poi di avere delle schede di memoria, potete fare. Sono sempre qui. E quelle lì, infatti. È tutto qua. Tutte le connessioni sono sullo stesso SD, lato. Micro SD. Quindi potete espandere la memoria interna, che è di 32 giga, fino alla capienza della vostra scheda. Un'altra cosa interessante che volevo farvi vedere, perché l'ho portato, nel senso, noi stiamo parlando di libri digitali, libri di carta. Sui libri digitali, come si può leggere un ebook su un prodotto del genere? Se possiamo fare poi vedere il sito. Prima abbiamo detto che è la giornata internazionale contro i DRM. Però i libri con DRM ci sono. Certo. Se li acquistate, dovete sapere che c'è la necessità comunque di attivare i DRM, quindi dovete scaricare sul vostro PC questo programma di Adobe, che è gratuito, che è l'Adobe Digital Editions. Quindi, una volta scaricato, dovete attivare il libro sul vostro computer, perché appunto c'è la possibilità, cioè prima da scaricare un file, per esempio voi comprate su uno store online un libro, dovete scaricare un piccolo file che ha estensione ACSM. È un piccolo file che, una volta attivato, consente il download vero e proprio del libro. Quindi, una volta che poi il libro è stato attivato qui, lo potete poi leggere su tutti i vari altri dispositivi. Se torniamo sul tablet, vediamo come si fa. Quindi, una volta che voi, ho sbagliato anche stavolta la posizione, una volta che voi avete scaricato anche sul tablet l'Adobe Digital Editions, non è soltanto un sistema per, diciamo, rendere possibile la lettura e lo scaricamento, ma è anche un e-reader, e quindi un programma di lettura. Io avevo già scaricato dei libri, tra quali questo, per esempio l'ultimo di Verdone, che avevamo già visto un paio di settimane fa, forse ne avevamo parlato. Ecco, c'è la possibilità comunque di aprirlo con
se fosse un e-reader qualsiasi, possiamo comunque leggere, prendere note, sottolineare, in particolare comunque su un tablet del genere la parte forte secondo me è quella comunque di vedere per esempio delle immagini che comunque su un e-reader comune verrebbero in bianco e nero per il momento, visto che non ci sono ancora gli e-reader a colori. Poi c'è tutta la parte di indice, qui si può saltare da una parte all'altra del libro e quindi è molto comodo una volta che appunto avete questi libri con Adobe DRM poterli leggere e gestire con un unico programma come Adobe Digital Editions. Ripeto, è molto interessante questo prodotto, in particolare questo tablet. L'abbiamo detto il prezzo? Ecco, quindi te lo stavo per dire, 652 euro. E come ti sembra per le prestazioni, il prezzo e poi magari facendo anche un confronto con gli altri tablet? Allora, è in linea? È grosso modo in linea perché si avvicina molto più a un notebook che a un vero e proprio tablet, perché chi appunto vuole lavorare con Windows normalmente, certo, lo può vivere e ci può lavorare, si può leggere i giornali, leggere tutto come se fosse semplicemente un tablet, ti direi forse è un po' caro, nel senso che poi soprattutto se uno va a prendersi l'iPad 2 adesso è comunque sui 390 euro, però tutto sommato anche gli altri tablet grosso modo il prezzo sai è tra 450 e 550 euro. Qui hai anche una cosa che fa da computer, tutto sommato, certo, da notebook, anche se poi in realtà è un tablet, e quindi ci può stare. Quindi niente, io bene, mi sento di consigliarlo comunque l'Empire.